Ciao ragazzi! Ciao! Eccoci qui in un nuovo video, come promesso in qualche video precedente. In molti video precedenti. Sì, esatto, abbiamo trovato il coraggio e la forza di provare a fare questa cosa per voi. Solo per voi, perché se no non ci sarebbe venuto mai in mente di riprovarci. Sembrava un po' lo zio Sam, I want you. Allora, di cosa parleremo oggi? Aspettate un attimo. Iscrivetevi al canale, naturalmente, dai, non vi costa nulla. Lasciate un bel mi piace. Esatto. Attivate la campanellina, così tutti i prossimi video ve li sorbirete così. Ve li spoppolate così al volo. E già che ci siete, state lì, guardatevi la sigla e ci vediamo dopo. Dai, allora sigla! Ragazzi, il momento è topico, atopico. Stropico. Postatico e prostatico anche. Attenzione alle dita. Vabbè, pirlata a parte, stiamo parlando del il Broadlink, l'RM Mini 3. E sì, abbiamo trovato, come dice Marco, abbiamo trovato il coraggio di metterci qui e farlo. Sì, tanti di voi che ci seguono hanno scritto: ma no, dai, riprovateci perché sono migliorate le cose, l'app è migliorata, è tutto molto più semplice. Vediamo se effettivamente tutto ciò sarà realtà o saremo sfigati come al solito col nostro amico Broadlink. Noi lo faremo insieme a voi, speriamo che sia un video breve e conciso. Speriamo nei 10 minuti perché... Esatto, se no accelereremo tutto come sì, al solito. Perché se no la fase di montaggio mi sparo stavolta. E quindi bando alle ciance e iniziamo. Iniziamo. Come potete vedere dalla app aperta di Broadlink, abbiamo cancellato tutti i dispositivi e tutte le scene che avevamo creato. Ed ora abbiamo collegato il Broadlink alla presa di corrente. L'unica cosa che abbiamo lasciato è la casa creata, perché sennò bisognava veramente riprendere tutto, ma questo non era una fase saliente. La cosa importante è vedere quanto tempo ci mettiamo a riconfigurarlo. Dopo aver collegato il Broadlink all'alimentazione, lo andiamo a resettare utilizzando una graffetta, inserendola nel reset finché non vedremo il lampeggio veloce del LED blu. Adesso facciamo aggiungi dispositivo, diamo add a new device. Come possiamo notare, già qui la schermata è cambiata da quando avevamo fatto noi il video. Universal Remote, prima voce, cerchiamo il nostro modello, è il penultimo, ci chiede se sta lampeggiando velocemente, gli diciamo di sì, avanti, ci ricorda di configurare a 2,4 GHz, noi siamo già connessi, connetti ora. Adesso incrociamo le dita e vediamo che cosa succede. Bene ragazzi, avete visto l'euforia iniziale, abbiamo visto che avevamo molte speranze, riponevamo molte speranze nel Broadlink che ripartisse serenamente, ma naturalmente abbiamo iniziato a girare questo video 5 giorni fa. Sono 5 giorni che ogni sera, tornato dal lavoro, tento di poterlo collegare all'internet di casa mia, alla rete wifi, ma nulla. Ho provato tutte le procedure, ho disabilitato il 5 GHz, ho provato a fare la configurazione classica, ho provato a fare la configurazione quella invece collegando il Broadlink direttamente alla rete wifi del mio cellulare, quindi una volta fatto questo è molto più semplice riconoscerlo per quanto riguarda il modem, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, le ho tentate tutte, tant'è che Marco quella sera che abbiamo provato a girare il video a un certo punto ha demorso anche lui, è andato a casa. Quindi come potete ben capire è stata veramente un'esperienza tosta, come al solito. Ora io personalmente ieri sera ho detto: ok, rispolveriamo anche il Panamalar, ve lo ricordate? Vi metto qui la scheda. Il Panamalar non è nient'altro che un Broadlink di altra marca che però non mi ha dato mai problemi, anche per la riconfigurazione. Tant'è che ieri sera mi sono messo 2 minuti, veramente, ho tentato la prima volta la configurazione classica, non ho disabilitato il 5 GHz e mi ha dato un errore. Ho provato con la configurazione collegandolo direttamente al cellulare, fatto questo ha riconosciuto immediatamente, non sono nemmeno terminati
Non è nemmeno terminato il countdown dei 2 minuti che servono per la configurazione che ha trovato direttamente il dispositivo. A questo punto mi veniva voglia di prendere il Broadlink, schiacciarlo e buttarlo direttamente. Ora, non voglio fare di tutto un erba un fascio. Ho parlato con mio fratello, mi ha detto appunto valuta un attimino perché magari hai problemi il tuo Broadlink, anche se la cosa mi sembra strana perché ha sempre funzionato. Poi col tempo saranno stati gli aggiornamenti che fanno in Cina, sarà stato quello che volete, ha smesso di funzionare. Ora, non ha mai preso colpi, non è caduto, quindi questo mi fa capire che probabilmente c'è proprio un'incompatibilità per quanto riguarda l'RM Mini 3. Ora, mio fratello utilizza tuttora il 4 e non ha assolutamente problemi, tant'è che ve lo anticipo, faremo un video di configurazione dell'RM Mini 4, ma per quanto riguarda il 3, per me assolutamente no. Bocciato totalmente, TuttoTech boccia l'RM Mini 3, ufficialmente lo dico. Quindi, se volete, e vi prego di rispondermi qui sotto nei commenti, vi rifarò nuovamente la configurazione del Panama LAR, quindi vi do un'alternativa valida, perché l'abbiamo testata, al Broadlink. Altra cosa che vorremmo sapere è se alcuni di voi, ma penso una buona parte di voi, non so se felici possessori dell'RM Mini 3, hanno avuto problemi di configurazione per farlo funzionare o nel corso del tempo ha smesso di funzionare. Vi pregherei di farcelo sapere qui sotto nei commenti. Ammettiamo la sconfitta, dopo 5 giorni de mordo, cioè è stata veramente un'epopea e basta, non ce la faccio più. Quindi quello che vi posso chiedere nuovamente è scriveteci qui sotto se vi va di vedere la configurazione nuovamente del Panama LAR, perché magari è cambiato qualcosina, e in più se ci fate sapere quanti di voi hanno problemi con l'RM Mini 3. Guardando un pochettino in internet ho visto che ci sono una miriade di persone che hanno riscontrato sempre lo stesso problema. Con tutte le soluzioni che avevamo trovato tempo fa non siamo riusciti a cavare un ragno dal buco, quindi se qualcuno di voi ha magicamente qualche formula ce la faccia pure sapere, la testeremo in diretta. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto e amaramente vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!